Bentornato nel mio canale YouTube, vi auguro un felice nuovo giorno con divertimento, fortuna e felicità con i vostri cari. Oggi è giovedì 29 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Cancro. Giovedì tutto ispirazione e passione. A metà pomeriggio il lavoro ve lo lasciate già alle spalle, almeno a livello emotivo, cuore e mente corrono insieme verso nuovi traguardi. Dove complice la luna acquatica in buona armonia con Nettuno e Plutone, protagonista assoluto è l'amore. Uno splendido mix di romanticismo e attrazione, il cuore batte più veloce e la mente, stimolata da insoliti pensieri, si fa più agile e profonda. Naturalmente il partner non cambierà, sono piuttosto le vostre dinamiche a mutare, il modo di approcciare l'amore e le aspettative che vi proiettate. Lo stesso vale per i figli, già instradati sulle vostre orme. Le amiche contribuiscono al malessere generale, soprattutto quelle pettegole in cerca di guai. E qualche guaio pure potrebbero procurarcelo se non sapremo tenerle a bada. Fortuna che c'è l'amore a consolarci con conferme di affetto e passione. L'attrazione non mancherà e potrebbe esserci anche un rapporto perfetto e qualche amore nuovo. Tentazione per le persone di una certa età di amori giovani. Se avete speranza che il rapporto con il vostro partner migliori, tuttavia tenete presente che dovrete fare la vostra parte attivamente. Insomma è il momento di impegnarvi di più e meglio. Mettete più energie nel vostro lavoro. Soprattutto se autonomo o se siete professionisti. Il vostro progetto riuscirà, ma c'è bisogno che vi impegnate di più. A causa di Marte particolarmente bellicoso oggi potreste avere una giornata particolarmente tesa e agitata. Anche Mercurio, limitando il dialogo con gli altri, vi sarà qualche problema che potrebbe diventare serio grazie alla vostra impulsività. Dovendo chiedere un prestito non limitatevi alle prime proposte. Cercate e valutate tutto con calma facendo bene i vostri calcoli. Affidatevi solo a finanziare sicure e a banche consolidate di cui conoscete la serietà. Se qualcuno intrattiene una relazione clandestina, cercate di mantenerla quanto più segreta possibile. I pianeti potrebbero tentare di mettere alla luce ciò che è nascosto. Vantaggi da alcune proposte che potrebbero esservi fatte proprio oggi. Se state pensando di mettervi in proprio ci sono buone opportunità e Giove vi consiglia di valutare la migliore. Buone notizie in arrivo per separati e divorziati, accordi e intese oggi potrebbero vedervi vincenti e ottenere molto più di quello che speravate. Lasciate che il tempo faccia il suo lavoro e non agitatevi se un problema che vi affligge sembra non risolversi ancora. La Luna e Giove potrebbero lavorare per voi a vostra insaputa. Non esitate a prendere delle decisioni. Siete un leader naturale. Oggi non dovrete guardare lontano per trovare spunti di ispirazione sulla strada migliore da seguire. Guardatevi bene in giro e assecondate il vostro istinto. Le risposte che volevate ora sono a portata di mano. Ci sono delle opportunità per voi in questa giornata, soprattutto dal punto di vista sentimentale, per cui, se avete qualcosa da farvi perdonare, oppure se siete single e volete trovare l'anima gemella, questa sarà la giornata. Non c'è nessun motivo di fare le cose di fretta, specialmente in amore. La positività del quadro astrale di questo nuovo giorno non viene incrinata particolarmente dal passaggio negativo di Plutone, che, dal segno a voi tecnicamente ostile del Capricorno, vi propone qualche mediazione da realizzare tra l'ambito amichevole e quello familiare. Tenere insieme le varie componenti affettive della vostra vita è un elemento determinante della vostra personalità, che non riesce a prescindere dal clan natale e dall'emozione che dona il sentimento vissuto in coppia. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox vivrete una buona giornata adatta per risolvere un problema in amore. Per quanto riguarda il lavoro invece restate positivi e guardate al futuro con ottimismo. Finalmente si risolveranno alcune questioni che avete in sospeso da tempo. Il segno del Cancro deve risolvere qualche problema d'amore, ma questa è una buona giornata per farlo. Sul lavoro restate positivi e guardate al futuro con gioia. Se non avete ancora provato a prendere le distanze da alcuni discorsi, cercate di farlo oggi, altrimenti vi troverete mischiati in situazioni spiacevoli, che non saprete gestire nel modo migliore. Nessuno è pronto a certe rimostranze, specialmente se provengono dalle persone che sono al vostro fianco ogni giorno. È normale trovarsi spiazzati,
Per questo non bisogna esagerare con il nervosismo. Dolce e creativa la luna d'acqua in trigono a Nettuno immaginifico, che a sua volta tocca il vostro segno con una carezza sottile, simile a una nuvola. Acqua su acqua, dunque, per immergersi tra i fondali del sentimento e del sogno. Peccato che dall'alto del suo scoglio Plutone all'opposizione vi tenga d'occhio, limitandovi se nuotate troppo a largo, salvandovi se correte il rischio di affogare. Amore ed Eros, concerto per mille violini per chi all'amore ci è appena approdato. Le storie in rodaggio si vestono di poesia e romanticismo, ma l'intesa è tenera anche per quelle datate. Se poi ci sono i puppi, al centro del palcoscenico ci mettete loro. Dopo una fase un po' confusa in amore, potrete finalmente rifarvi. Come fare? Adottate una nuova concezione di corteggiamento e ricordate che, spesso, un piccolo gesto riesce a riparare o solidificare. La luna benefica in Scorpione per buona parte della giornata vi procura oggi il desiderio, l'aspirazione ad avere accanto, fisicamente o mentalmente, la persona amata. Questo non sempre e non come voi volete è possibile. Fate attenzione alla vostra possessività, che una configurazione astrologica impegnativa potrebbe far scatenare, in special modo se festeggiate il compleanno dal giorno 24 al 30 del mese di giugno. Gli astri vi consigliano di usare tattica e di saper attendere con pazienza tempi migliori. Lavoro e denaro, conti da sorvegliare, state spendendo senza nemmeno rendervene conto e i figli costano più di quanto avevate preventivato a inizio anno. Moderazione con gli svaghi. Ciò non significa chiudersi in casa, ma scegliere divertimenti a buon prezzo, senza farvi coinvolgere da amici danarosi che si possono permettere molto di più. Gli ostacoli nei rapporti con i superiori e le persone autorevoli sono dovuti soprattutto a piccole incomprensioni, ma anche al vostro atteggiamento forse troppo puntiglioso. Acquisizioni economiche che vi siete meritate col sudore professionale della vostra fronte, sono in arrivo e vi riempiono di un senso di appagamento. In special modo se siete nati della prima decade, Urano in Toro vi ricompenserà infatti con introiti imprevedibilmente superiori alle vostre aspettative. Benessere, in ottima forma, un filo agitata solo la notte, i sogni vi svelano qualcosa che la mente conscia non è ancora pronta a ricevere. Un po' di tosse da controllare con lo sciroppo di piantaggine. Stai occupandoti degli altri, invece di concentrarti su te stesso? Prenditi il tempo per concentrarti su di te, pulendo il tuo armadio o il tuo frigorifero. Fai un progetto basato sulle tue esigenze. Per lei, la presenza di un cagnone, in realtà mansueto ma dall'aria battagliera, vi infonde sicurezza. Casa vostra è un castello fortificato, doppiamente la sera. Per lui, sentimenti confusi ma il sesso no, sa esattamente cosa vuole e si dirige sicuro nella direzione desiderata. Colore delle emozioni, blu marino. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 10. Benessere, 9. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.